Alleluia. Non c'è male, siamo tutti bambini qua alla preghiera, tutti anziani più o meno, e ringraziamo il Signore perché ci ha dato la santa perseveranza. Però non crediate che siamo tanto adulti, perché ci sforziamo di seguire la via del Vangelo e diventare sempre più piccoli, perché se non diventiamo piccoli, da adulti che siamo, non entreremo mai nel regno di Dio. È la regola posta da Gesù: bisogna diventare piccoli. Perché? Perché di questi è il regno dei cieli. Cioè è il regno dei cieli dei piccoli, di coloro che per il Vangelo diventano piccoli, rinunciando alla propria autonomia, mettendosi sotto il regime dello Spirito, regime di Dio. Dio nostro Padre e noi i bambini di Dio, è Lui che ci governa, noi obbediamo a Lui con grande gioia, sentendoci figli piccoli nella casa del Padre, giocando con Lui nella preghiera, giocando con Lui nella vita per farlo contento. Signore, ti chiediamo lo spirito dell'infanzia, perché tu ci vuoi tutti piccoli. Non bisogna arrampicarsi come fanno gli uomini e fare grandi bravate per andare avanti, opprimendo gli altri, scavalcando gli altri, rincorrendo gli altri. Basta correre all'ingiù, essere gli ultimi, servire per essere grandi davanti a te. E il primo che arriva è colui che si fa ultimo, colui che si fa schiavo di tutti, colui che nella gioia e nella pace serve tutti. Allora questo è il più grande nel regno di Dio, il primo cittadino del regno. Tu hai dato una nuova via, e quella dell'obbedienza e dell'umiltà. Quando ci diceste, durante l'antica liturgia, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non fece valere questa prerogativa, ma umiliò se stesso, spogliandosi di se stesso della sua dignità e facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ed è per questo che Dio l'ha esaltato al di sopra di ogni altro nome. Signore, questo che tu ci dici questa sera, di essere piccoli, umili, poveri davanti a te, di avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, imparate da me che sono mite ed umili di cuore, di essere come i bambini, senza pretese, contenti di servire, di giocare, di parlare, di sedere alla mensa del Padre. Lode e gloria a te, Signore.